Notte di Champions che sorride, sorride a Milano, sponda nerazzurra, sono passati i gironi, si va a vedere cosa si può incontrare, adesso ne parliamo, cosa si può incontrare agli ottavi, se si può arrivare ai quarti, semifinali, finali, vincerla, boh, vediamo, vediamo, adesso davvero ne parliamo sull'Inter. E il Milan è però quello che fa notizia, il Milan fa notizia perché vince quasi inaspettatamente a Madrid, ma è una vittoria che ha un valore particolarissimo per questa squadra. Innanzitutto è un Milan che un po' l'ha mandata così, l'ha mandata via questa Champions nei primi turni. Non solo è stata sfortunata, bisogna essere sinceri, il Milan è stato anche un po', gli arbitri gli hanno dato un po' addosso, gli errori sono stati dall'una parte, cioè sono stati troppi errori contro il Milan che non sono stati bilanciati, però quello è andato. Bisogna capire se il Milan può passare. E quindi iniziamo dal Milan, ma anche l'Inter, io sono interessatissimo, è affascinante quello, le squadre che può incontrare l'Inter, perché ormai secondo me passerà come seconda, quindi la do per seconda, potrebbe passare per prima, tanta roba, qualsiasi cosa viene, basta che passiamo questi turni e ci andiamo a fare il knockout round, cioè praticamente l'eliminazione diretta, questo è quello che ci interessa. Milan, dicevo, può passare, per passare l'Atletico deve fare risultato in Portogallo, perché se vince il Porto il Milan non passa. Però attenzione, il Milan non ha solo la Champions League, che sarebbe prestigiosa, milioni, tutto quello che si vuole, ovviamente. Cioè, passare il turno dei gironi di Champions equivale più o meno a vincere l'Europa League, giusto per dare un'idea. Però c'è anche il prestigio, si gioca anche per i tifosi. Quindi anche se il Milan non dovesse passare come seconda, ma come terza, secondo me i tifosi del Milan potrebbero anche essere soddisfatti, perché il girone effettivamente era un girone bruttissimo per il Milan, perché Liverpool, Porto e Atletico Madrid la Champions la fanno ogni anno, cioè questi giocano sempre la Champions, è come giocare il campionato per loro, sono abituatissimi. Il Milan era tanto tempo che non entrava in Champions, abbiamo visto con l'Inter quanto difficile è ritornare, non è che ritorni subito, devi riprendere il ritmo, quindi anche passare come terza e andarsi a fare un'Europa League, non dico da favorita, ma quasi, secondo me non dispiacerebbe ai tifosi rossoneri. Però facciamo conto che il Milan vince, perché il Milan deve vincere con Liverpool, questo è lo scoglio vero del Milan, è la vittoria con Liverpool. La cosa meno scontata è la vittoria con Liverpool, perché la partita di Portogallo, Porto, Atletico, può succedere di tutto. Secondo me il Porto, l'Atletico non è quello di una volta, secondo me il Porto vincerà, però se vince il Porto il Milan è terzo, e terzo si va a fare questa Europa League. Certo, se vince l'Atletico, se pareggia l'Atletico, il Milan ne passa e va agli ottavi, questa sarebbe ancora più suggestiva. Ecco perché dico lo scoglio vero è vincere contro il Liverpool. Ce la fa il Milan? Io ho i miei forti dubbi, perché il Liverpool è una squadra che ha un gioco ormai a memoria, capite? Quella di default, va bene, non verrà con i titolari, però le seconde linee del Liverpool vogliono fare bene davanti a Klopp, sarà una partita antipatica per il Milan. Quindi se il Milan dovesse vincerla, tanto onore al Milan che passa un girone del genere, questo sicuramente. È una partita che ci andremo a vedere, ci sedremo e ci vedremo questa partita tranquillamente. Detto questo, l'Inter, chi può incontrare l'Inter? L'Inter può incontrare il Liverpool, è stessa storia, il Liverpool è più forte, la do per seconda, magari vince a Madrid e arriva prima, perché questo adesso è lo scoglio dell'Inter, arrivare prima, perché se arrivi secondo, guardate un po', l'Inter può incontrare Liverpool, secondo me esce, il Liverpool è troppo più roba dell'Inter. Chelsea? Col Chelsea la vedo un po' più equilibrata, ci sarebbe Lukaku, tutto quello che si vuole, però antipatica pure, assai antipatica, perché il ritorno sarebbe sempre, essendo la seconda, il ritorno sarebbe sempre dall'altra parte. Può incontrare l'Ajax, ecco, questa sarebbe una partita che a me, non dico che ci mettere la firma, però secondo me è equilibrata, perché l'Ajax, per quanto forte è, se la trovi nelle giornate un po' così, non è una squadra che si lascia sorprendere, ma non è detto, cioè secondo me Ajax favorita, però non di tantissimo. Può incontrare il Manchester City? Quella è la stessa storia del Liverpool, del Chelsea, è la stessa storia, cioè con queste squadre soffrirai e uscirai, secondo me, a meno che non fai la partita dell'anno, la partita davvero della storia. Dopo c'è il Manchester United, beh, si può fare,
Se può fare, l'abbiamo visto anche con l'Atalanta. Il Manchester si può fare anche se cambia allenatore, quindi non si capisce che Manchester sarà, però quella è una cosa, secondo me, che ci potrebbe stare un sorteggio del genere. Dopo c'è qualcuno che esce fuori da quel girone con Salisburgo, Lille, Lipsia, non si capisce niente in quel girone. Anzi no, il Wolfsburg, scusate, Wolfsburg, Salisburgo, Siviglia e adesso mi sono scordato. Comunque l'avete capito, è Lille. Qualunque prima di questo girone, secondo me l'Inter ce la può fare, anzi, l'Inter è favorita, leggermente ma favorita. Chi altro ci potrebbe? Ovviamente Real Madrid no, c'è il Bayern Monaco, ecco, quell'altra sarebbe un'altra montagna che difficilissima da scalare, però per storia l'Inter col Bayern Monaco se la può giocare. Quelle che soffre l'Inter sono le squadre inglesi, però è bello, questo ne parleremo quando arriverà e quando tornerà e quando ci sarà il sorteggio e quando finirà, diciamo, che si saprà se sia primo, se siamo secondi. È bello esserci. È bello esserci e ci faremo tanti video su quelle. Ragazzi, iscrivetevi, 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 siamo sempre di più, vi tengo sempre, diciamo, compagnia in mattinata. Sapete che sta arrivando pronostiche scommesse, sapete che sta arrivando la rubrica del sé, sapete che sta arrivando un turno spettacolare di Serie A. Ciao a tutti, ciao ciao.